Carmen Russo attacca Giulia De Lellis, pensa a se stessa e basta. Degli altri non gliele importa niente, a meno che non le servano. Grande Fratello VIP, le parole di Carmen Russo su Giulia De Lellis. Eliminata da qualche settimana dal Grande Fratello VIP, Carmen Russo non ha paura di attaccare la prima finalista del reality show, Giulia De Lellis. La ballerina e showgirl, senza troppi giri di parole, ha attaccato la fidanzata di Andrea Damante sulle pagine del settimanale Nuovo TV. La moglie di Enzo Paolo Turchi non ha particolarmente apprezzato l'atteggiamento dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne all'interno della casa. A detta della Russo, la De Lellis l'ha ignorata e non ha provato a differenza degli altri concorrenti a conoscerla. Per questo l'ex protagonista del Drive-In non appoggia in pieno la romana, che trova piuttosto egoista e individualista. Non solo, secondo quanto dichiarato da Carmen, l'amicizia che lega Giulia alla modella ceca Ivana Mrazova non sarebbe così vera come le dirette interessate vogliono far credere. Le amicizie al GF VIP non sono vere. A meno che non siano nate fuori dalla casa, ha tuonato l'ormai ex Beffina. Carmen Russo su Giulia De Lellis, è un egoista. Giulia e Ivana mi ignoravano, a differenza degli altri ragazzi che erano incuriositi dal mio personaggio. Con Giulia non c'era dialogo, ha spiegato Carmen Russo alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Secondo l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, la colpa sarebbe stata prevalentemente dell'esperta di tendenze, che non avrebbe accolto nella maniera giusta la Russo all'interno della casa del Grande Fratello. Carmen è infatti entrata in un secondo momento con l'attrice francese Corinne Clery e il conduttore Raffaello Tonon. Giulia è una molto individualista. Pensa a se stessa e basta. Degli altri non gliene importa niente, a meno che non le servano, ha puntualizzato la coreografa. Insomma, il pensiero di Carmen sembra chiaro, come reagirà Giulia De Lellis di fronte a queste critiche tutt'altro che leggere. Carmen Russo e il commento sulla storia tra Cecilia e Ignazio. Carmen Russo non ha risparmiato neppure Cecilia Rodriguez. Ma niente di personale con la sorella di Belen, la showgirl non ha semplicemente apprezzato il modo in cui ha chiuso una storia bella e importante come quella con Francesco Monte. Non si chiude così un rapporto di 4 anni. Quest'estate avevo visto Cecilia e Francesco a Ibiza e stavano bene, ha rivelato la donna. Che, tornata alla vita di tutti i giorni, ha riabbracciato il marito Enzo Paolo Turchi e la figlia di 4 anni Maria.